Ciao a tutti, dormiglioni, gameroni e non. Come state? Spero tutto bene. Oggi nuovo gameplay di Fortnite e vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, settimana scorsa vi parlavo del fatto che avevo tolto lo zainetto, insomma, stile natalizio, che magari era quello che portava sfiga, e mi avete fatto giustamente notare che in realtà era ancora rimasto anche il piccone in versione natalizia che ho prontamente tolto. Quindi quest'oggi non abbiamo più scuse per giocare male, oltre al fatto, insomma, che non sono capace a giocare, ma questo ormai lo sapete. Proprio per questo, piccolo, insomma, chiarimento per chi fosse venuto qui per la prima volta: questo è sì un canale di gameplay, ma gameplay ASMR. Cosa significa? Significa che siamo qui per giocare rilassandoci un pochino. Io non ho assolutamente grandi capacità di gioco, anche se gioco ormai parecchio a Fortnite, non sono sicuramente un giocatore provetto, non costruisco, e quindi raga, se volete vedere una partita fantasmagorica con capacità di gioco spettacolari, dove la gente costruisce fino all'ultimo secondo, raga, siete sul canale sbagliato, tranquilli, non me la prendo, potete tranquillamente andare a vedere un altro video su un altro canale, perché sul mio sono tutti così. Quindi senza problemi alcuno, senza problema alcuno, potete scegliere un'altra forma di intrattenimento, diciamo così. Diversamente invece, se vi va di stare qui con me a, insomma, vedere quanto gioco male, quanto male riesco a farmi cascando nei crepacci, beh, questo è il canale giusto. E direi che possiamo cominciare proprio ora. Molto bene. Allora, dove andiamo, raga? Allora, le zone da esplorare ancora, tipo c'è questa zona qui, sembra, quassù e quassù, e anche tipo tutto qui e tutto qui, credo anche, no? Penso di sì, quindi potremmo andare tipo qui. Andiamo a esplorare, come si chiama la zona? Non si sa, tra distese deliranti e megacity. Devo dire, non so perché, ma da questa stagione mi sembra che la mappa sia molto più grande, no? Cioè prima, bene o male, dico che te la facessi a piedi dal nord a sud senza problemi, ok? Però, insomma, mi sembrava più fattibile. Adesso invece è vero anche che non sto giocando granché, quindi, però ci sto mettendo una vita a esplorarla tutta, e quindi è molto curioso come è fatto. Non lo so, è una mia sensazione o è una sensazione comune, chi lo sa. Allora, io direi di prendere subito questi. Curati, su. Ok, e poi andiamo a prendere questi barilotti su cosi. Ok, allora, vabbè, almeno abbiamo un'arma, raga. Vabbè, prendiamo anche questo. Ok, volevo andare a vedere lì giù. Avevo visto qualche cosa, eccolo là, volevo andare a vedere là che cosa ci fosse. Vediamo un po'. Allora, l'ultima partita, in tutta onestà, non mi ricordo. Yeah, l'abbiamo scoperta finalmente. Non mi ricordo cosa, come fosse andata. Forse ero arrivato quinto, potrebbe essere. Forse ero arrivato quinto. E chissà se riuscirò a fare qualcosa di più quest'oggi. Sì, ero arrivato quinto, che poi abbiamo guardato la fine della partita. Ho guardato la fine della partita, come finiva. Era stato, insomma, un video abbastanza strambo dal mio punto di vista. Allora, qui, raga, io ho capito che si può volare, ma ho bisogno prima del potenziamento, insomma, del paracadute, insomma, del deltaplano. Sempre attivabile, quindi attendiamo e poi proviamo a svolazzare anche noi in giro, perché, insomma, devo ammettere che sono abbastanza curioso a riguardo. Allora, andiamo a vedere qui cosa abbiamo. Molto bene, molto bene. Allora, prendiamo qui. Curiamoci. Ok. E prendiamo anche il fucile di precisione pesante. Sì. Ok, anche se preferisco il DRM. O DMR, come si chiama? DMR, forse. Oh, aspettate un po', fucile. Adesso, aspettate. Acrobata aereo. Ok, ragazzi, perfetto. Allora, qui
quindi adesso noi possiamo svolazzare. Quindi come funziona? Ok, pare che sono finito, non so bene come. Vabbè, dettagli, allora riproveremo. Forse c'era dell'aria che mi tirava su. Urca, 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 urca. Raga, ma mi sembra il caso. Tipo le faccio così. Raga, ho rischiato di nuovo di rimanerci secco. Ok, allora prima c'era sicuramente dell'aria che mi ha alzato. Quindi come si fa a svolazzare, raghi? Spiegatemi. Come? Non lo so. Non lo so. Vabbè, andiamo a vedere qui cosa abbiamo. Va, che è meglio. E boing. Lassù ho visto degli scudini sicuramente più utili. Ok. Raga, dovete spiegarmi come si fa a svolazzare. Come si fa a svolazzare? Non lo so. Riproviamo, andiamo a riprovare. Bisogna andare in un posto dove non c'è troppa gente, però. Forse devo tipo... Ah, ok. Capisco. Fantastico. Ok, quindi con quello di sinistra. Ok, ok. Allora, ho due armi sostanzialmente uguali. Tra le altre cose sicuramente mi tornerebbe più comodo avere un'arma da, insomma, da attacco ravvicinato. Ora la cercheremo. Nel mentre sentite in sottofondo le classiche macchine che girano. Allora, devo dire, sarei per non tenere la lama. Voglio essere onesto con voi, però visto che l'ultima volta verso la fine avessi avuto la lama, probabilmente avrei potuto fare qualcosa di più. Quindi quest'oggi voglio provare a tenerla e vedere cosa riusciamo a fare. Allora aspettate, che cosa abbiamo? Segugio. Sì. Segugiamo. Raga, ma sarà qui dentro tipo? Dobbiamo tirare giù questi bambù. Tiriamo giù i bambù. Sta registrando in tutto ciò, raga. Si sta registrando molto bene. Ottimo. Raga, faccio questo. Lo so che qualcuno dirà: Luca, cosa stai facendo? Però, raga, sì. Obiettivamente a me questi medikit, cioè, non piacciono, ok? Cioè, scusatemi per la mia vita loca. Ecco, questo già potrebbe essere molto più funzionale. Allora laggiù che cosa ci sarà? A 370. Carta alta. Cioè? Non si sa. Allora fatemi esplorare la zona. Dun 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 dun. Che cos'è? Uovo curativo. Oh, carino. Magari mi dà anche scudo. Raga, nel dubbio lo prendiamo e lo proviamo. Se morirò sarà colpa di un uovo. Tra le altre cose sono in top 46. Bravo Luchino, ma non hai fatto assolutamente niente. Ma proprio niente. E vabbè, ci stanno anche quelle partite in cui uno non fa niente, no? Come se nelle altre invece facessi chissà quali robe. Allora siamo in cima al mondo. Sono in cima al mondo. Allora, che qualcuno ha costruito, ha fatto robe. Ci sarà qualcuno, raga, quello potrebbe essere qualcuno secondo voi? No, chiaramente no. Ora abbiamo giustamente attirato l'attenzione, mettiamoci da questo lato. Così che, insomma, essere un pochino più coperti. Raga, che sei tu? Sei qualcuno? No, è un altro uovo, raga. È un altro uovo, magari andiamo a prenderlo. Ho visto un lama. Potremmo andare a inseguire il lama per prendere un pochino più di munizioni, perché non ne ho così tante. Aspettate, vediamo cosa fare qui. Saldi primaverili, fornisce una lancia o no, le uova salterine. Lo prendiamo. Prendiamolo. Ah, ma è tipo... No, io le voglio curative, raga. Ma questo lancia delle uova che esplodono, secondo voi? Raga, io non me la sento, è vero che anche con questo comunque il DMR potrebbe essere too much. Non lo so, raghi.
posso dirvelo, non lo so, non so se sto facendo la roba giusta, però vedo degli sparacchi. Vabbè, io vado a inseguire il lama. Lamino, vieni qua, ho bisogno delle munizioni. Però mollami le munizioni, cortesemente. Uova. Sta roba. Lamino. Ok. Bene, bene. Andiamo con cura bomba. Raga, stanno a sparacchia. Attenzione, attenzione. Potrebbe essere la mia occasione di fare un danno. Le uova, cioè partorisce le uova, avete capito?
Ok, pensavo fossero lì di default, invece è la gallinella che le fa uscire. Perfetto. E allora non andiamo a rompere le scatole. Basta che non viene ad attaccarmi, ok? Da che parte andiamo, guys? Sono abbastanza in centro, quindi ora si dovrebbe chiudere la mappa. Non so, proviamo ad andare. E che di là sicuro mi fanno il cucù a strisce. Provare a metterci in una zona in cui possiamo provare a vedere qualcuno e a sparicchiarlo un po', quantomeno, almeno tentarci. Rimaniamoci fregati provandoci. Abbiamo la mitraglia, devo dire la mitraglietta, raga. Mi servirebbe uno slot in più per le armi. Mi servirebbe uno slot in più, assolutamente sì. Allora, andiamo tipo da queste parti. Proviamo a salire qui su. Vediamo qui se sbuca qualcun altro. Raga, questo c'erano già queste mura prima. Beh, penso che fosse arrivato qualcuno, l'avrei visto, no? Quei passi, penso di sì. Penso di sì, l'avrei visto. Allora, top 9, raga. Eccone uno laggiù. C'è qualcuno che si spara. C'è qualcuno che si spara anche qua giù. Anche se non ho visto dove. Forse era meglio se rimanevo a spiare l'altro tipo. Che ora giustamente è scomparso. Secondo me potrebbe essere nel cespuglio. Sì, raga, secondo me è nel cespuglio, quel cespuglio lì. Ok, così lo vedete, se no non mi davate il cespuglio. Secondo me potrebbe essersi nascosto lì dentro. Non ne ho idea. Allora, là c'è qualcuno che si spara. Se sparano ovunque, raga. Si sparano. Eccolo, allora qua c'è sicuramente qualcuno. Eccolo lì, eccolo lì. Giù, giù.
dire che c'era pure il pagliorino, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, mannaggia, sono proprio un idiota. C'era il flair, cacchio raga, che idiota, che grandissimo idiota. Mi bastava poi tirare su un muro, però dai, dai, è andata bene, è andata bene. Ho fatto le mie 3 uccisioni, secondo me ci sta. È andata abbastanza bene come partita, no? Facciamo finta che sia così, facciamo finta che sia così. Molto bene, molto bene. Allora, io spero che siate riusciti a rilassarvi e intrattenervi un po' con questo video. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo gameplay, magari anche di altri giochi. Chi può dirlo? Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, seguitemi. E seguitemi anche sul primo canale, Luca ASMR, dove ogni lunedì escono dei video ASMR un po' più classici rispetto ai gameplay. Bene, per ora è tutto e vi auguro un buon proseguimento di relax. Ciao!